immaginiamo tanta amarezza, una sconfitta che sinceramente non ci saremmo aspettati alla vigilia, anche se, come si dice, la palla è tonda. Non è che non ce la saremmo aspettati, non ce l'aspettiamo perché veniamo in campo di una squadra che pensiamo sia disastrata, invece non è così, però alla fine i ragazzi hanno fatto la partita, ora siamo condannati oltre misura dagli episodi, che però quando succede vuol dire che dobbiamo fare meglio alcune robe. Va così. C'è stato forse un approccio un pochino, diciamo, poco deciso alla partita? Nostro? Sì. Dopo 3 minuti eravamo già in vantaggio. Per Persano ha sbagliato un gol davanti alla porta, quindi no, non è quello il problema. Siamo andati in vantaggio, la partita è finita. Io continuo a predicare che man mano che si va avanti e la squadra comunque ha fatto degli ottimi risultati per quello che erano le aspettative, mi piacerebbe che rimanessimo soprattutto noi, non coi piedi per terra, però realisti in quello che ci succede. Invece, se mi fate queste domande qua, vuol dire che non è così, o la percezione che ho io non è quella che dovrei avere. Noi siamo venuti qua, l'ho detto in riunione ai ragazzi, ma è da lunedì che abbiamo ripreso gli allenamenti, che batto su questo aspetto qua, e oggi invece non gli posso rimproverare niente sotto l'approccio alla gara, se no siamo dei presuntuosi. E siccome non ho dei giocatori presuntuosi e non lo sono io presuntuoso sotto questo aspetto qua, può succedere che l'Entella perde con la Pro Patria e noi perdiamo con la Pro Piacenza, che senza i punti di penalizzazione aveva quasi i punti della Pro Patria. Ci dispiace perché capita in una partita, secondo me, spartiacque del cammino nostro, più in positivo, perché, come ho detto ai ragazzi oggi, se l'avessimo pareggiata o persa, proseguiamo nel fare il campionato che dovevamo fare. Se l'avessimo vinta, riagganciavamo di nuovo quelle davanti, si vede che oggi doveva andare così. Io parlo per me, insomma, ci dispiace perché è ovvio che i risultati di oggi pomeriggio poi ci avevano ulteriormente galvanizzati. Ecco, abbiamo visto un Arezzo un pochino sottotono rispetto alle ultime prestazioni, almeno questo abbiamo visto noi. Ecco, non... Però mi dovete spiegare che vuol dire sottotono, allora io riesco a darvi una spiegazione tecnica. Che vuol Per dire sottotono? esempio, giocare a un ritmo inferiore al solito. Oppure qualche volta, diciamo, perdere di più i contrasti rispetto al solito, non i contrasti, comunque i palloni, oppure inseguire senza troppa grinta un pallone che sta andando fuori, oppure non riuscire a concretizzare davanti parecchie situazioni. E questo che vuol dire? Vuol dire che c'è pure l'avversario. Ogni tanto ci sta che l'avversario sia in condizione buona e riesca a palleggiare, non vedo mai un problema. Il problema lo so io dov'è, perché tanto ho fatto il giocatore. Il problema è che noi adesso abbiamo abituato che la squadra comunque produce delle cose discrete, quindi non ci si accontenta mai di quello che viene fatto, però il calcio non va per queste vie qua, ma io sono sereno, nel senso che continuiamo a lavorare, non è successo niente, abbiamo perso una partita in un momento delicato, ripeto, solo in positivo delicato, perché avremmo riagganciato le posizioni di vetta, proseguiamo col lavoro. Confermo che non è successo niente, confermo semplicemente che ci dispiace, confermo come sempre che noi siamo prima tifosi, prima che giornalisti, e quindi torniamo a casa tranquilli e confidiamo in domenica alle 14:30. Voglio solo sapere cosa ha detto i ragazzi per rincuorarli negli spogliatoi, la prima cosa. No, niente, perché non vanno rincuorati, ogni tanto uno mastica amaro, gli fa bene pure a me, però non ho appunti da fare per mancanza di qualcosa, nel senso che le partite di calcio vengono fuori in mille maniere perché ci siamo noi, perché ci sono gli altri, resto dell'idea che una volta che siamo andati in vantaggio, per me la partita è finita, invece non è finita perché abbiamo gestito meno bene del solito delle situazioni dove in realtà potevamo addormentarla, abbiamo concesso un gol su palla inattiva che comunque è il nostro tallone d'Achille da sempre, lo sarà fino alla fine perché siamo piccoli e poco strutturati. Dopodiché quando siamo rimasti in uno in più, ora non ho rivisto il fallo di Basit. Non, ecco, sai se c'è stato o non c'è stato. No, non rivedo le immagini. Resta il fatto che
è la terza espulsione che prende, uno bisogna che si metta un pochettino la manina sulla coscienza, perché sennò così buttiamo via i punti. Anche per il giallo vinto. Sì, ora ci metti in gravissima difficoltà per la partita di domenica, perché numericamente siamo in grave difficoltà, qualcosa inventeremo. Come stanno, a proposito, Mosti, Buzzigotti? Sono valutazioni che ho tempo da fare in 4 giorni. Mosti non è un difensore centrale, Buzzigotti lo è, ma secondo me oggi, detto con affetto nei suoi confronti, non è in condizione di giocare, quindi qualcosa studierò. Va bene, grazie.